20 tele dal carattere del linguaggio informale materico riempiono la navata centrale, il giardino d'inverno di Palazzo dell'Emiciclo. Sono i ricordi di un terremoto dell'artista Giancarlo Ciccozzi nell'esposizione che sarà possibile visitare sino al 17 aprile. Arte contemporanea che l'artista dona all'Aquila per il decennale. Ciccozzi ha anche donato un'opera di 2 metri per 2 che resterà alla regione Abruzzo. Il maestro Ciccozzi ormai è un pittore e scultore affermato. La sua arte è definita dai critici come caos controllato della materia. Una tecnica unica e raffinata la sua, che nelle opere che crea nel suo laboratorio maneggia utilizzando anche materiali di risulta, in alcuni casi macerie, materiali poveri. È uno degli artisti emergenti più importanti che in tutta Europa è conosciuto e che si apre oggi ad altri territori. 20 opere che comunque rappresentano un percorso fatto nel tempo. L'informale mio astratto materico riporta un po' anche quel modo di fare e di creare che era quello del compianto Marcello Mariani, amico, concittadino come ben sapete. Alcuni quadri sono stati realizzati con materiali di risulta proprio dei calcinacci, degli intonaci che sono stati triturati, come potete vedere anche alle mie spalle, oppure di carte antiche e di atti notarili che risalgono addirittura al 700, ritrovati per strada, per le case, quindi immortalati sulla tela e che dureranno nel tempo, spero, ad un futuro prossimo possessore. Tanti personaggi del mondo dell'arte hanno partecipato al dibattito che ha preceduto l'inaugurazione, come Maurizio Bitiello, Rosario Sprovieri, Armando Principe, Veronica Nicoli, Pino Cotarelli, Leonardo Paglialonga. Ma c'erano anche esponenti politici come il vicepresidente della regione Imprudente, il deputato Luigi D'Eramo, il consigliere regionale Di Benedetto, l'assessore comunale Fabrizio Aquilio. Una serata, quella dell'inaugurazione, che ha unito arte, musica e poesia. Il maestro Giuliano De Angelis, violoncellista aquilano di fama internazionale, ha eseguito delle musiche di Bach. Sulle cui note l'attrice Gemma Maria La Cecilia ha eseguito uno spettacolo di teatro danza, con particolari accorgimenti e una scenografia ad hoc, mentre lo scrittore Franco Narducci ha recitato una poesia sul terremoto, scritta dallo stesso Ciccozzi. Organizzata dall'Associazione Italiana per l'Arte e la Cultura del Mondo e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio regionale e del Comune, la mostra rientra nel cartellone di eventi che animano la città per il decennale. Ciccozzi attualmente lavora in tutta Europa ed è impegnato in importanti esposizioni nelle maggiori capitali, in musei e gallerie tra le più importanti.